E ciao ragazzi, visto che si sta avvicinando Natale, ho pensato di fare un regalo a quattro di voi, cioè farò quattro regali. Quindi cosa faccio? Faccio un nuovo contest che chiamerò Contest Natale 2013. Ok, allora partiamo subito mettendo l'effetto neve, così fa più effetto natalizio. Guardate qua che figata sta neve, non sembra più forfora sulla mia testa, comunque non fa nulla, vai via forfora. Cioè, neva, non lo so che cazzo è sta roba. Comunque, mettiamo sta roba qua che cade giù dal cielo. E ora vi spiego, senza fare troppi giri di parole, come partecipare, cosa si vince, cosa mi dovete dare, cosa non mi dovete dare, per partecipare e vincere a questo contest. Non so che cazzo ho detto. Comunque, adesso vi spiego le regole per partecipare al contest e vi dirò tutte le informazioni. Allora, i premi del contest, come detto prima, sono ben quattro. Allora, il primo premio che do, vi dico una cosa, non sono in ordine di vincita, sceglierete poi voi quale gioco volete. Comunque, il primo gioco che metto in questo contest è Alan Wake American Nightmare. Molti di voi si chiedono perché dico Alan Wake, perché Alan Wake è una figata, mettetevelo in testa. Comunque, metterò Alan Wake, qua non devo dire niente, è un gioco fighissimo, un gioco horror. Veramente una figata assurda, per questo che voglio regalarlo a uno di voi. Invece gli altri tre giochi sono aspettate, Sanctum 2, non lo so, non sciogli lingua. Comunque, se non sbaglio, è una specie di FPS incrociato con un Tower Defender. In poche parole, spareremo un po', poi dovremo mettere le torrette per sconfiggere dei nemici e sparare anche ai nemici. Comunque è un giochino molto carino, l'ho preso con l'Humble Bundle Day e ho preso anche i prossimi due giochi che vi sto per dire. L'altro gioco che metto nel contest è Natural Selection 2, se non sbaglio un FPS, e l'ultimissimo gioco che metto in questo contest è Magicka più i DLC. Magicka è una specie di hack and slash, anzi, dovrebbe essere proprio un hack and slash, sembra molto carino, l'avevo anche visto su IndieDB, ovviamente non era gratis. Comunque l'avevo visto anche su IndieDB, mi è sempre interessato, però ho detto, ma sì, regaliamolo ai miei iscritti. Visto che mi sono già tenuto gli altri tre giochi dell'Humble Bundle, ho detto, sì, regaliamo almeno gli altri tre. Comunque, spero che come giochi siano carini per voi. Comunque adesso vi dico quando finirà il contest e quando saranno estratti i vincitori. Il contest finirà il 22 dicembre, ovviamente 2013. Avete tempo di partecipare al contest fino alle 11:59 del 22 dicembre. Quelli che parteciperanno al contest dal 23 dicembre saranno automaticamente esclusi dal contest. Invece il vincitore del contest sarà estratto il 23 dicembre, sempre 2013, lo estrarrò di pomeriggio e l'estrazione verrà effettuata con un vecchio metodo, cioè stamperò i bigliettini, estrarrò da un barattolo o qualcosa i nomi dei vincitori. Comunque adesso magari vi state chiedendo come faccio a ricevere i giochi? Semplice, per Alan Wake sarà contattato il vincitore, gli chiederò dove vuole ricevere il codice per riscattare il gioco da Steam. Invece per gli altri tre giochi saranno sempre contattati i vincitori, però gli invierò, al posto del codice per riscattare il gioco da Steam, gli invierò un link che porterà alla pagina dell'Humble Bundle. Da lì cliccherà sul pulsante generate link per Steam, una cosa così on Steam. Una volta fatto quello, il vincitore cliccherà sul link e sarà trasportato alla pagina login di Steam. Se sarà già loggato sarà una cosa automatica. Sarà trasportato direttamente nella pagina download del gioco. Se no, se uno deve ancora fare il login su Steam, farà il login e dopo sarà trasportato alla pagina del download del gioco. Ovviamente non dovrete pagare un euro perché ho già pagato tutto io. Ok, spero di aver detto tutto. Adesso faccio comparire i quattro rettangolini dove ci sarà scritto il nome di ogni gioco che potrete vincere in questo contest. Ricordo a tutti che potete scegliere tutti e quattro i giochi commentate una sola volta scrivendo partecipo a questo contest. Ovviamente, se sarete estratti più di una volta, vi vincerete il gioco dove siete stati estratti la prima volta. Quindi non potete vincere più di un gioco. Ok, scegliete pure, è una cosa velocissima.
Ok, dai. Dai, 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 che palle. Mi sento un pirla a fare. Stare qui così fermo con i quattro rettangolini così. No, no, no. Poi c'ho tutta la neve in faccia, porca miseria. Su, dai, ancora pochi secondi, poi sta puttanata sparirà. Ok. Dai, Alan Wake è una figata Alan Wake. Ti consiglio Alan Wake, se non sei sicuro su quale gioco puntare, ti consiglio Alan Wake, è veramente una figata. Sì, dai, manca poco, manca poco. Ok, basta, chiudiamo questo teatrino delle balle. Spero che avete avuto il tempo di scegliere i quattro giochi, uno dei quattro giochi tutti e quattro, vinca il migliore. Diversamente questo video per il contest sarà il più orribile del mondo, il più forforoso del mondo, ma spero che i premi vi piacciono, spero che avete capito tutto. Vi ricordo che sotto questo video potete chiedermi qualunque informazione, cercherò di spiegarvi al meglio tutto. Diversamente vi consiglio di fare un salto sulla pagina di Facebook perché pubblicherò qualunque cosa sul contest, magari l'orario che farò l'estrazione, l'orario della pubblicazione del video dell'estrazione o qualunque altra variazione nel contest. Diversamente, dai, vi posso salutare perché veramente ho detto già troppe minchiate. Ciao a tutti e al prossimo video, anzi al prossimo contest. Ciao ragazzi.